Vince l'aggresso, figli della me. Che bello ancora ricominciare la mattina con Jamil, come 20 anni fa, impressionante. Come 20 anni fa, però adesso in separata sede, ognuno a casa sua, tranquilli. Per un po' faremo i video così per il via del Covid, evitiamo di spostarci tra le regioni, perché tra rosso, arancione e tutto il resto, forse meglio un attimino, però esatto, riportiamo sempre i contenuti il più possibile. E facciamo la nostra parte per non fare avanti e indietro, almeno noi, e diamo un po' un esempio. Non sono più potuto neanche andare in Giappone a fare i nostri video. Vero, ti hanno bloccato. Esatto, mi hanno bloccato qua in Italia, sono qua. Come fanno senza il generale Barlo adesso? Ma ho lasciato dei miei cloni, no? Un giorno ci possiamo collegare però dal Giappone per vedere come stanno combattendo, eh? Sì, assolutamente. Possiamo collegarci col Giappone, ci sono i miei cloni là. Ho lasciato un clone per ogni Evangelion, così se muoiono comunque hanno quelli di sé. Basta che non si mettono a fare trap, che sono diventati tutti uguali. No, sono Ray Barlanami. Cazzo. Senti, oggi abbiamo Jamilino e Skinny. Oggi c'è Jamil featuring Skinny. Il titolo della canzone è Non fare il G. C'è anche il video, adesso andiamo a vedere il video anche. Io non Skinny, devo fare il G. Tu non fare il G, che ci pensano già loro a fare il G. Ti credo io sia che volevo fare originale. Il G. Cos'è? Ah, la G, la grande G. Grande G, degli Illuminati. Ah no, non è quella dei siti porno? Quando hai visto tutte le categorie e fai quel passo che vai a vedere anche quella con la G. E poi non torni indietro. Sì, poi non stavo dici arrivando. Vabbè, facciamo sto puretto di G. E ormai no? quella categoria l'ho consumata, Marlo. Senti, andiamo avanti. Che forse è meglio. Andiamo a vedere qualcosa da ascoltare. Like, condividi e commenta se questo G ti piace anche a te. Skinny, nuova leva rap siciliano che sta venendo fuori in questo momento da Catania, inserito in tutte le playlist, titoli, mica titoli. E poi ho anche una news su Skinny, ma andiamo a vedere il video. Figo. Che farai parlo gli Arcade Boys, che due stronzi gli Arcade Boys, ma porco d***o gli Arcade Boys, di un porno e porno di you, io non ne posso più. Ah, mi ha portato le Nike. Pensavo un panino col prosciutto. Ma magari. Sai quando sei a dieta che ti portano i panini dentro le... Non fare il G. Bello il sbotto. Non fare il G. Uno per affari, ho comprato due iPhone. Uno per te, nelle scatole di Nike. Ehi, alla white. Skinny più faida, si sopra un Audi. Tutti i miei amici, facce da rapina. Carne di cavallo, dentro un panino. Ah, come l'elfo, cinta. Sto pensando a soldi da quando sono nato. Il primo pensiero che faccio al mattino. Sicilia. No, c'è sto controcoro sotto che è una figata. Dà una dinamicità al pezzo che è una bomba. Anche le linee vocali poi sono fighe. Sì, quello intendo. Il controcoro che c'è sotto è melodico, sì, no? Sì, sì. Molto figo, dà più dinamicità alla voce che sarebbe se no troppo come al solito. Ma poi bello anche lo spaccato dello street food, eh? Sì. È stato un po' più sì, figo. Sì, vai. Sì, carino, bravo. Hanno il mio cognome Sapio, come quello di Francesca che ha fatto il padrino. Vai da sta la strada come sta il parchetto. No, no, non fare il G, non fare il G. Comprato due iPhone, uno per sono andato a pippare, Vai Skinny. Wesh mon frero, Skinny. Non fare il G, scemo sei una puttana. Sono 35-0, adesso siamo il movimento. Che frate le mie storie sono fiori nel cemento. Hai le nuove collane, non è... Io pago l'affitto per me e per mia mamma. Ta strada, parlo di chi parla poco. Non parlo di parlo e basta. Però ora se perdo le chiavi di casa ne compro un'altra. Mi sembra esagerato. Farei rifare io, ecco. Com'è? C'è anche un boss. Oh, il pezzo è figo. Un pezzo è figo, vabbè. Ma è figo della... figo o figo? Oh, figo, yeah. Oh, il pezzo è la comfort zone di Jamil. Molto figo. Cioè, molto figo a livello di musica. Il problema è che questi qua non possono fare una canzone che c'hanno qualcuno che li rompe il cazzo. Prima di dirmi questa news, non ti sembra che abbia voluto veramente svecchiare per bene il prodotto Jamil del suo zona di comfort con questo inserimento melodico per creare una cosa più diversa, rimanendo nel suo stile? Esatto. Ma guarda che... Non è, è importantissima una cosa che ha fatto questa roba qua, eh. Ma musicalmente infatti tanta roba. E anche questa roba qua dei controcori. Ti dico, questa roba qua è figa. Cioè la parte di Jamil, vabbè, ovviamente
ha più esperienza che Skinny. Skinny anche lì dice io di qua, io di là. Però Skinny ha modificato il flow. Skinny ha usato più flow, ha usato più tecniche, mentre Jamil è rimasto comunque in sua zona di comfort con quel melodico sotto. Skinny ha sperimentato. Lui ha fatto lo spocchio nel melodico. Sì, esatto. Ecco, ha fatto questa doppia cosa. A me non dispiace, bella, il matching delle due voci non annoia sul pezzo, quindi tanta roba per ora. Il beat morbido però, Il beat forse un po' troppo morbido sotto per quello che poteva essere non fare il G, il mio fratello c'ha la bianca nel sottosella, sì, sì, sì. Che la parte di Skinny dove lui comunque fa un mezzo storytelling sul suo passato dicendo che non aveva cibo e allora andava a cercarlo, la roba delle chiavi di casa che perdi, che comunque se chiami un fabbro. Ma che cazzoni con 100 euro tu? Allora cercava il cibo che non ce l'aveva, che cazzo. Ah, ho detto quando c'avevo il cibo a 15 anni andavo in giro, non avevo neanche da mangiare, no. Cercavo il cibo. A proposito del cos'era il dolce Remimo, che cos'è? Ah, c'è miette e cane. Quello senti è, la roba. Poverino, mi dispiace, lo devo dire. Ho empatizzato. Allora, questi qua, ogni volta che fate un pezzo, c'è qualcuno che li rompe i coglioni e dice: non è vero niente. Johnny Gioielli, ancora, rotti i coglioni. No, Johnny Gioielli ai tempi gli ha detto a Jamil: ah, ma tu vivevi in villa, che cazzo dici? Cioè, mi vuoi dire che oltre a Johnny Gioielli, un altro gli ha rotti i coglioni? Sì, ma non a lui, a Skinny. Vabbè, voi lo sapete che. Se ne palleggiano. Voi lo sapete che. Allora, SM Magazine fa un post su Skinny. Di che l'ha rotto i coglioni a Skinny? No, però se non lo faceva era meglio perché? Perché sotto quel post, ovviamente, è arrivato tale Fresh Johnny a dire: non è vero niente, sono io il produttore, gli ho scritto io i testi, lui è ricco di famiglia perché suo padre è un imprenditore. Aspetta, ma chi è? È tutto fake. Ma chi è questo? Tale Fresh Johnny. Ma si conosce, è uno produttore serio, uno che conosciamo. Sì, ha detto io a Skinny l'ho scoperto io, gli ho scritto io. Allora sai cosa facciamo? Già uno che scrive sotto i post di SM Magazine, voglio dire. Però facciamo così, visto che questo qua dice tutte queste cose su Skinny e noi non sappiamo se sono vero o no, oggi alle 17 su Twitch intervistiamo questo Fresh Johnny che dice che Skinny è un fake e che lui ha un sacco di robe brutte da dire su Skinny. Quindi oggi lo intervistiamo. Quindi poi, oggi, mercoledì, alle 17, alle 17. Sì. E tu e non mi dici un cazzo, io avevo da farmi i cazzi sorpresa! Miei. Sorpresa! E poi se Skinny vuole ribadire, ovviamente no, qua c'è l'open mic, microfono aperto e ha il diritto di replica. Jamil sappiamo già che ha già risposto a Johnny Gioielli, quindi lo lasciamo. Ormai Jamil è diventato famoso, non mi risponde neanche più al cellulare. E fa mock. Ma sto Fresh Johnny non deve venirmi a casa, vero? No, lo facciamo così online. Ah, meno male. Sì, anche perché a Catania ci sono aziende. Non vengo io a Torino, che siamo nella stessa regione, viene lui da Catania. Però qua da Catania poteva portarmi arancine. Cini.